Vittoria, una bella vittoria. È buono iniziare così, con piede destro, da una carica diversa per tutto il gruppo. Siamo contenti per la vittoria, sappiamo che ancora abbiamo tanto da lavorare e manteniamo i piedi per terra. A Brunico ti ho visto correre anche dopo gli allenamenti, stasera hai corso moltissimo, questo è un buon segno, stai bene, sì. Sto bene con me stesso, ho avuto diversi problemi l'anno scorso che è stato risolto, è importante fare una buona preparazione, sono riuscito a fare una buona preparazione e sono a disposizione. Hai corso moltissimo, l'abbiamo detto, all'inizio avete un po' faticato a trovare i meccanismi perché loro erano chiusi praticamente con 10 uomini, poi quando si sono aperti siamo stati bravi un po' a romperli centralmente, ti sei un po' spaventato dopo il gol che abbiamo subito? No, spaventato no, perché sappiamo della qualità dei nostri compagni, di tutta la squadra, abbiamo tenuto la tranquillità giusta per ribattere il risultato che era quello che volevamo. Un mese fa stavamo cominciando a lavorare, oggi abbiamo giocato, tra un mese c'è Roma-Juventus, è un'estate calda questa. C'è ancora tanto da arrivare, fino ad arrivare lì ce l'abbiamo tante partite da prendere ancora un po' di ritmo di partita che manca, però ripeto, basta lavorare e mantenere i piedi per terra che il gruppo c'è. La forma fisica? Io sono a 90, un altro 10% raggiungo velocemente. Dall'altra parte giocava Guberti, una formichina, tanta quantità, molta qualità, è stato sicuramente bravo perché l'esordio con la maglia della Roma in un campo, in una partita difficile, non era facile. Non era facile, siamo contenti per lui, è una bravissima persona, anche lui ha lavorato tantissimo nella fase di preparazione e anche lui sta a disposizione. Grazie. Grazie a voi.